pomeriggio. Oggi vi presentiamo la misura Voucher 3i, investire in innovazione, promossa dal MISE e gestita da Invitalia. La misura ha una dotazione finanziaria di circa 20 milioni per il triennio 2019-2021 e consiste in un incentivo rivolto alle sole start-up innovative per finanziare, attraverso l'erogazione di voucher, l'acquisto di servizi per l'ottenimento di brevetti. Servizi forniti esclusivamente da consulenti selezionati. Oggi più che mai è indispensabile per la startup tutelare la propria innovazione, il proprio valore e il proprio vantaggio competitivo, per meglio affrontare i rischi e le opportunità che riserva il futuro. Vediamo insieme gli aspetti principali della misura. A chi si rivolge? Possono beneficiare dei voucher solo le startup innovative, come definite dall'articolo 25 del DL 179/2012, iscritte nella sezione speciale delle startup innovative del registro delle imprese. Per verificare se e come qualificarsi come startup innovativa, vi suggerisco di consultare la pagina ufficiale startup.registroimprese.it. Cosa finanzia e in cosa consiste l'agevolazione? L'incentivo consiste nella concessione di voucher per l'acquisto di servizi specialistici forniti da consulenti selezionati. Difatti, i consulenti devono essere iscritti in appositi elenchi consultabili sul sito di Invitalia. I servizi acquistabili attraverso i voucher sono la verifica della brevettabilità dell'invenzione e l'effettuazione delle ricerche di anteriorità. Un servizio molto utile per supportare la strategia di tutela, le attività di sviluppo e mitigare eventuali rischi di violazione di brevetti di terzi. Il voucher ha un valore di euro 2000 più IVA, copre l'intero servizio e non comporta altri costi per la startup. Un altro servizio consiste nella stesura della domanda di brevetto e nel deposito presso l'ufficio italiano brevetti e marchi. Il voucher ha un valore di euro 4000 più IVA, copre l'intero servizio e la startup dovrà affrontare solo i costi molto bassi relativi alle tasse per il deposito di brevetti in Italia. Il terzo e ultimo servizio riguarda il deposito all'estero di una domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetti. Il voucher ha un valore di 6.000 euro più IVA, copre l'intero servizio e anche in questo caso la startup dovrà affrontare solo i costi relativi alle tasse. Ogni startup potrà nell'arco di 12 mesi richiedere massimo 3 voucher per ogni tipologia di servizio, purché ogni voucher della stessa tipologia faccia riferimento a distinte invenzioni o distinte domande di brevetti. L'incentivo è concesso nel regime de minimis e non comporta alcun costo alla startup. Difatti, i servizi verranno fatturati dal consulente direttamente all'ente gestore, cioè a Invitalia. Qual è la tempistica e la modalità per accedere al voucher? Si tratta di un incentivo a sportello. Non sono previste graduatorie, non sono previste scadenze. Le domande vengono valutate da Invitalia in base all'ordine di arrivo fino all'esaurimento dei fondi. È possibile richiedere i voucher a partire dal 15 giugno 2020 attraverso la procedura online che verrà a breve attivata da Invitalia. In fase di richiesta del voucher, la startup dovrà indicare il consulente che fornirà il servizio. Il voucher verrà rilasciato da Invitalia alla startup in seguito alla verifica dei requisiti ed entro 30 giorni dalla richiesta. Il servizio verrà erogato alla startup dal consulente entro 120 giorni dalla concessione del voucher. In conclusione, la misura Voucher 3i è un'ottima opportunità che in tempi brevi e a costo zero permette alle startup innovative di accedere a servizi professionali altamente qualificati al fine di ottenere brevetti per proteggere la propria innovazione, per proteggere il proprio valore. Se siete una startup innovativa e siete interessati ad accedere ai voucher, la prima cosa da fare è identificare e contattare il consulente, con il quale definire per quali servizi è opportuno richiedere il voucher. Il Dipartimento Finanziamenti di Bugnon e il nostro team dedicato alle startup è a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni e per valutare insieme quali passi realizzare per sfruttare al meglio questa ottima opportunità. Speriamo di esservi stati utili anche questa volta e vi auguriamo buon lavoro.